l'ultima lezione abbiamo descritto come poter fronteggiare il problema che il canale attenua in maniera esagerata il segnale. Cioè, se il canale attenua troppo il segnale utile, quello che si può fare è inserire nella tratta di comunicazione trasmettitore-ricevitore un certo numero di ripetitori. In particolare si tratta di suddividere la distanza che separa trasmettitore e ricevitore in n tratte, interponendo n-1 ripetitori al loro interno. Abbiamo visto che i ripetitori possono dividersi in due grosse categorie: quelli analogici, anche chiamati non rigenerativi, in cui semplicemente ricevono il segnale, lo amplificano e lo ritrasmettono, e quelli invece rigenerativi, che ricevono il segnale, lo demodulano, lo rimodulano e lo ritrasmettono. Abbiamo detto tutto quello che c'è da dire sui ricevitori, i ripetitori analogici, cioè quelli anche chiamati non rigenerativi. Oggi parliamo di ripetitori rigenerativi. Questo tipo di ripetitori può essere utilizzato solo nel caso di segnali numerici, perché devono essere demodulati. Si deve risalire alla stringa trasmessa, di simboli trasmessi, e poi vengono rimodulati. Vantaggi e svantaggi dei ripetitori rigenerativi. Bene, i vantaggi sono il fatto che il vantaggio principale è che il rumore non si amplifica nelle n tratte in cui la distanza trasmettitore ricevitore viene suddivisa. Infatti, in quelli analogici, se vi ricordate, ogni amplificatore, essendo ogni ripetitore, può essere modellato come un amplificatore ideale, non ideale, scusate, quindi reale. Questo significa che ogni amplificatore introduce una piccola componente di rumore che viene amplificato dall'amplificatore barra ripetitore successivo. In questa maniera il rumore viene amplificato nelle n tratte. Con i ripetitori rigenerativi invece questo non succede, perché il rumore viene eliminato. A ogni tratta si demodula, si stima la sequenza dei simboli trasmessi, si rimodula il segnale e dunque il segnale viene rigenerato. E quando viene rigenerato si trasmette solo segnale utile, senza rumore. Poi il rumore sarà presente in ricezione. Lo svantaggio però qual è? Bene, non si genera e amplifica rumore fra un ripetitore e l'altro, come in quelli analogici, ma si può generare e amplificare la probabilità di errore, perché invece di prendere una sola decisione alla fine, in questo caso vengono prese n decisioni, una per ogni tratta, e quindi aumenta la probabilità di commettere un errore in ogni decisione che viene presa. Tuttavia vedremo che questo secondo fenomeno è meno importante del primo e quindi sono maggiori i vantaggi che non i svantaggi. E questo giustifica il fatto che sono più performanti e vengono utilizzati quando appunto bisogna ottenere le prestazioni migliori. Un altro svantaggio è chiaramente il costo: essendo più performanti, da qualche altra parte si deve perdere. Una cosa è fare un amplificatore, un ripetitore non rigenerativo che amplifica il segnale, quindi un banale amplificatore. Antenna o ricevitore, amplificatore, antenna o trasmettitore. Una cosa invece è fare un ripetitore rigenerativo che deve demodulare e rimodulare, quindi deve stare un modulo lì dentro. Andiamo a vedere un po' come variano le prestazioni in questo caso. Non si può fare alcun discorso generale, perché come abbiamo appena detto i miglioramenti si hanno nella probabilità di errore, e quindi per vedere quanto si guadagna in termini di probabilità di errore bisogna per forza analizzare un singolo formato di modulazione, perché ogni formato di modulazione ha una probabilità di errore differente, e quindi quegli stessi ripetitori generativi avranno degli effetti differenti a seconda del tipo di modulazione che si utilizza. Vediamo allora un esempio. Supponiamo di utilizzare una modulazione molto semplice, così possiamo fare dei conti rapidi. Una modulazione binaria antipodale.
vediamo qual è la probabilità di errore al ricevitore nel caso si utilizzino ripetitori analogici e ripetitori rigenerativi. Per far questo cominciamo con valutare l'SNR su una singola tratta. Lo chiamo SNR1 per ricordarmi che riguarda una tratta. Beh, abbiamo detto che l'SNR su una singola tratta, facciamo anche altre ipotesi, altrimenti dobbiamo portarci dietro troppi conti, troppe variabili. Ipotizziamo anche che si tratti di n tratte, tutte identiche tra loro. Il che significa che ognuna di esse introduce un'attenuazione o delle perdite pari a L. Quindi non avremo L1 perdita della prima tratta, L2 perdita della seconda tratta, Ln perdita dell'ultima tratta, ma avremo soltanto L sulla singola tratta. E poi utilizzeremo anche l'ipotesi che abbiamo a che fare con n-1 ripetitori e un ricevitore identici. Quindi hanno tutti quanti lo stesso guadagno nel caso di ripetitori analogici, introducono tutti quanti la stessa cifra di rumore e quindi qui parlerò di un unico guadagno G e di un'unica cifra di rumore F. Faccio questa ipotesi perché in questo caso la cifra di rumore totale è molto semplice nel caso di volessi considerare i sistemi in cascata quando abbiamo a che fare con ripetitori analogici, ed è semplicemente il numero delle tratte N per la singola perdita L per la singola cifra di rumore F. Così facciamo i conti abbastanza rapidi. Quando abbiamo a che fare con ripetitori analogici, quello che dobbiamo calcolare è queste tre quantità: SNR su una tratta. L'SNR su una tratta è 1 su L per F, potenza trasmessa divisa nel 0W. Ok? E come detto prima, potenza trasmessa diviso L è la potenza ricevuta, F nel 0W è la PSD, è la potenza di rumore al ricevitore. O se preferite potete fondere con la formula di Friis una tratta e un ripetitore e la cifra di rumore totale è L per F. Ma d'altra parte voi sapete anche che l'SNR lo potete anche sempre scrivere come E con bisone 0 per R su W, e questo E con bisone 0 è quello al ricevitore. Di conseguenza, se chiamate siccome per la probabilità di errore vi serve il contributo E con bisone 0, da qui ricavate che la quantità ricevitore che vi serve una tratta E con bisone 0, fatelo chiamare pedice 1, e il pedice 1 qua sta a significare il rapporto E con bisone 0 ricevuto su una tratta. Allora questa quantità è uguale a W su R SNR su una tratta, e fatevi chiamare tutta questa quantità rho con 1. Quindi questo è un fatto, cioè l'SNR su una tratta ha questa espressione e la quantità E con bisone 0, cioè il rapporto tra energia media orbit ricevuta e due volte la PSD del rumore N0 al ricevitore su una tratta è W su R per l'SNR su una tratta. Fatevi chiamare questa grandezza rho con 1 e ce la portiamo dietro. Un'altra quantità utile è la probabilità di errore sulla tratta, che chiamerò con P piccolo, e la probabilità di errore sulla tratta è semplicemente Q di radice 2 con bisone 0.
perché si tratta di una modulazione binaria antipodale. Ma questa grandezza l'abbiamo chiamata proprio con 1. Questo quindi ho fatto e ce lo teniamo da parte. Questo è tutto quello che succede su una tratta. Ora, capito quello che succede sulla tratta, possiamo valutare quello che succede su n tratte nel caso di ripetitori analogici e quello che succede su n tratte nel caso di ripetitori rigenerativi. In particolare, nel caso dei ripetitori analogici si prende un'unica decisione alla fine di n tratte, quindi dobbiamo calcolare l'SNR ricevuto su n tratte e valutare la probabilità di errore. Ora, l'SNR su n tratte, abbiamo detto che grazie all'ipotesi che tutti quanti i ripetitori sono uguali fra di loro, compreso il ricevitore, e che tutte le tratte sono identiche fra di loro, è circa uguale a 1 su n volte L per F potenza trasmessa diviso n0q2. Ma per questa espressione, siccome tutto questo oggetto qui si chiama SNR su una tratta, l'SNR su n tratte è circa uguale a 1 su n volte l'SNR su una tratta. Ok? Di conseguenza, e con bisogno 0 su n tratte sarà uguale a, sta scritto lì, W su R SNR su n tratte, ma questo è uguale a 1 su n volte W su R SNR su una tratta, ma questa grandezza qua l'abbiamo chiamata ρ con 1, quindi è ρ con 1 su n. E quindi non stiamo dicendo nulla incredibile. Utilizzando ripetitori rigenerativi sapevamo che l'SNR decresceva di n volte, ed era un grosso vantaggio, perché se non utilizzavo i ripetitori l'SNR decresceva in maniera esponenziale, invece così decresce in maniera lineare, molto meglio che non utilizzarli. Di conseguenza la condizione 0, che è semplicemente una costante moltiplicativa per l'SNR, decresce in maniera lineare con il numero di ripetitori. Quindi possiamo scriverci qui da parte la probabilità di errore su n tratti, n tratte, se utilizzo ripetitori analogici. È Q di radice di 2 con bisogno 0, ma siccome il con bisogno 0 su n tratte è ρ con 1 su n, abbiamo Q di 2 ρ con 1 su n, sotto radice. Questa è la probabilità d'errore nel caso si utilizzi, vengono utilizzati ripetitori analogici su n tratte. La mettiamo da parte e ora la confrontiamo con quella probabilità d'errore nel caso si utilizzino ripetitori rigenerativi. Se io sto utilizzando ripetitori invece rigenerativi, allora ogni tratta diventa un canale BSC, che credo avete visto a probabilità e informazione, un canale in cui entra un bit e può essere 0 o 1 ed esce un bit e può essere 0 o 1. La probabilità d'errore avete chiamato epsilon, qui in questo caso si chiama p, e avete n tratte in cascata tra di loro, quindi è come se aveste n BSC in cascata.
ogni BSC, abbiamo detto che cos'è? È un sistema in cui può entrare o uno 0 o un 1 e l'uscita può essere o 0 o 1, insomma bit trasmesso e bit ricevuto. La probabilità di errore è P, perché abbiamo detto P, la probabilità di errore su una tratta. Quindi abbiamo questo schema. Insomma, posso, quello che sto dicendovi è che posso rappresentare ogni tratta come un BSC quando utilizzo dei ripetitori rigenerativi. Perché in ogni tratta ricevo, demodulo, stimo i simboli e rimodulo. Quindi ogni tratta la posso vedere con BSC in cui trasmetto un bit e ricevo un bit. Siccome la probabilità di errore su una tratta è P, la probabilità di errore di questo BSC è proprio P, che è la probabilità di scambiare uno 0 trasmesso con un 1 o un 1 trasmesso con uno 0. Ora, per valutare la probabilità di errore globale, che è quella che mi serve per calcolare la probabilità di errore quando utilizzo n ripetitori rigenerativi, bene, devo semplicemente calcolare la probabilità di n di errore di NBSC in cascata. Ora, NBSC in cascata sono ancora un BSC perché entra un bit ed esce fuori un bit, cambierà soltanto la probabilità di errore, che sarà maggiore, perché con un solo BSC ho un solo modo per commettere un errore. Con NBSC ho molti modi di commettere un errore. E allora si tratta di capire qual è la probabilità di errore del BSC globale che modella la cascata di NBSC indipendente. Bene, la probabilità di errore di NBSC in cascata è un mezzo P, scusate, 1 meno 2P alla N. Ed è facile capire il perché, o meglio, è facile dimostrare perché questa formula vale. La dimostriamo infatti per induzione. Per dimostrare per induzione cosa si deve fare? Valutarla per un valore noto, primo passo, n uguale 1 ad esempio. Per n uguale 1 vuol dire che c'è soltanto un BSC, quindi la probabilità di errore deve essere quella del singolo BSC, cioè P. Verifichiamo che questa qui dà luogo a una probabilità di errore pari a P quando n fa 1. Beh, quando n fa 1 abbiamo 1 meno 1 va via, diventa più 2P, diviso 2 fa P. Ok. Questo è il passo iniziale. Per dimostrare vera per ogni n dobbiamo dimostrare il passo induttivo, cioè supposta vera per n-1, dimostriamola per n. Ma se è vera per n-1, allora questa maxi cascata di NBSC è equivalente a questo. Un unico BSC fatto dalla cascata di N-1 BSC più l'ultimo BSC.
L'ultimo ha probabilità di errore P. Questo qui ha probabilità di errore, quello della cascata di n-1 PSC. Perché? Perché abbiamo detto che è vera per n uguale a n-1. Quindi per n-1 quella probabilità di errore è vera, e quindi questi n-1 PSC possono essere compressi in un unico PSC a probabilità di errore globale pari a quella lì, perché per n-1 è vera. Dobbiamo estrarla anche per n uguale a n grande. E allora vediamo un po' se la cascata tra questi due dà luogo a un PSC con probabilità di errore T di n D. E allora vi chiedo, come si può commettere un errore quando vede la cascata di due PSC? In quali casi? Uno e due commettono errore. Perché se tutti e due non commettono errore, io non commetto errore. Se tutti e due commettono errore, io non commetto un errore, perché l'uno diventa uno zero a causa dell'errore commesso dalla prima PSC. Ma poi il secondo PSC ricommette un errore, quindi quello 0 diventa di nuovo 1. Quindi l'unico modo per avere un errore con la cascata di due PSC è che ci sia un solo errore fra i due. Ma l'unico errore può commettere il primo oppure il secondo. Quindi potrei avere un errore qui, e qui è corretto, oppure potrei avere un errore sul secondo e il primo invece non dà luogo a errore. Quindi la probabilità di errore è la probabilità di commettere errore dal primo, che è P con n-1, per 1-P, così il secondo non commette errore. Oppure la probabilità di non commettere errore da parte del primo, 1-P con n-1, per P, la probabilità di commettere errore da parte del secondo. Ora, per l'ipotesi del passo induttivo, cioè che per n-1 il teorema lì è vero, la probabilità di errore di n-1 PSC in cascata è quella lì, e quindi possiamo sostituire qui un mezzo 1-2p alla n-1 per 1-p, e di qua 1 meno un mezzo più meno 1-2t alla n-1. Per P. Sviluppiamo un po' tutte queste moltiplicazioni e abbiamo 1-p mezzi. Questo è che mi sa che manca un filo. Dopo un mezzo, dopo il secondo un mezzo. Scusate, questo qui va fuori, e qui c'è 1. Ok? Quindi sviluppiamo questa moltiplicazione. Il primo per 1 fa 1-p mezzi. E invece il primo per secondo è 1-p mezzi per 1-2p alla n-1. Di qua invece abbiamo 1-1/2 fa un mezzo, per p abbiamo p mezzi, e poi abbiamo più p mezzi 1-2p alla n-1. P mezzi più P mezzi fa un mezzo, 1-P mezzi di qua
e più più mezzi di qui fa meno, abbiamo 1 meno pi, meno pi, 1 meno 2 pi. Mettendo in evidenza un mezzo e portando 1 meno 2 pi assieme a questo, abbiamo un mezzo 1 meno 1 meno 2 pi alla n. E quindi abbiamo appena dimostrato che è vera anche per n, supposta vera per n meno 1. Torniamo a noi, che volevamo calcolare la probabilità di errore su n tratte quando utilizzo ripetitori rigenerativi. Beh, questa è la probabilità di errore di n canali BSC in cascata, quindi è 1 meno, cioè un mezzo, per 1 meno, 1 meno due volte la probabilità di errore singolo BSC. Alla n, dove P abbiamo detto che la probabilità di errore di un BSC, cioè la probabilità di errore su una tratta, che abbiamo detto essere uguale a Q di 2 rho con 1 sotto radice. In genere siamo interessati a probabilità di errore molto piccole, e quindi casi in cui P è molto minore di 1, ma se P è molto minore di 1, 1 meno x alla n quando x è molto minore di 1 è circa uguale a 1 meno nx. Sviluppo in serie Taylor, mi fermo al primo ordine. 1 meno x alla n è circa uguale a 1 meno nx. Quindi questo diventa uguale a un mezzo 1 meno 1 più 2nt, cioè n per p. Ma siccome p aveva quell'espressione, n volte q di radice 2 rho con 1. Ok? Scriviamoli a fianco e così capiamo perché i ripetitori rigenerativi danno un grosso vantaggio. La probabilità di errore di n tratte utilizzando i ripetitori rigenerativi è questa qui, n volte q di 2 rho con 1 sotto radice. Ok? E allora se guardate a questa espressione si può capire chiaramente perché danno vantaggio. In questo caso abbiamo diviso n all'argomento della q. In questo caso invece abbiamo n volte una q. Siccome la funzione q è una funzione che va a zero molto velocemente, ci va a zero esponenzialmente, stiamo passando da un andamento, da una diminuzione dell'SNR di n volte lineare all'esponente, a un aumento della probabilità di errore di n volte lineare alla q. Se utilizzate il Chernoff bound per avere un'idea di che stiamo parlando, il Chernoff bound ci dice che la q è minore o uguale di un mezzo elevato a meno x quadro mezzi. Se utilizzi il Chernoff bound io ottengo un mezzo elevato a meno x quadro mezzi,
quindi Rogan 1, Gwen. Qui invece abbiamo n volte un mezzo elevato a meno x quadro, 2 Rogan 1, mezzi. Qui è esponenziale, qui è lineare. Qui la prova d'errore cresce, è molto maggiore di questa. Ok? Facciamo un esercizio per valutare numericamente questi vantaggi. L'esercizio è questo. Abbiamo una modulazione binaria antipodale che abbiamo utilizzato per comunicare su una tratta lunga 1000 km. E vengono utilizzati i ripetitori ogni 10 km. È richiesta una probabilità di errore sul bit di 10⁵. E la domanda è di valutare il guadagno di potenza nel caso si utilizzino ripetitori rigenerativi rispetto al caso in cui si utilizzino ripetitori non rigenerativi. Guadagno di potenza vuol dire in decibel 10 log 10 della potenza trasmessa nel caso utilizzassi ripetitori non rigenerativi rispetto alla potenza trasmessa nel caso utilizzassi ripetitori rigenerativi. Perché c'è un guadagno di potenza? Perché abbiamo appena detto che che a parità di potenza la probabilità di errore garantita dai ripetitori rigenerativi è molto più bassa. Di conseguenza, se volete avere la stessa probabilità di errore, dovete trasmettere una maggiore potenza nel caso di ripetitori non rigenerativi, cioè analogici. Ripeto, l'esercizio chiede di valutare il guadagno di potenza trasmessa fra i due casi, ripetitori analogici e ripetitori rigenerativi. Perché c'è un guadagno di potenza? Appena detto. Poiché abbiamo dimostrato che la probabilità di errore a parità di potenza trasmessa fra i due casi è molto maggiore nel caso di ripetitori analogici, vuol dire che se volete la stessa probabilità di errore, 10⁵, dovete trasmettere una maggiore potenza nel caso di ripetitori analogici. E quindi avrete un guadagno di potenza nel caso utilizzate ripetitori rigenerativi. Ok? Professore, scusi, ma quindi il numeratore e il denominatore sono invertiti? Cioè non dovrebbe essere al contrario se stiamo valutando il guadagno? Se stiamo valutando un guadagno deve essere un numero positivo. E qui dobbiamo vedere quanto è grande in più la potenza che devo trasmettere in questo caso rispetto a quello che devo trasmettere in questo caso. Ok? E allora calcoliamo sfruttando quella equazione lì, calcoliamo la potenza da trasmettere nel caso si utilizzino ripetitori analogici.
l'abbiamo valutata poco fa, è Q di 2 rho con 1 diviso N. Perché su N tratte l'SNR si degrada linearmente. Scusate, linearmente, diviso N. Aiutandovi con le upper e lower bound della funzione Q, invertite questa equazione e trovate il parametro rho con 1. Io l'ho già fatto e fa 909, cioè 29.6 dB. Ok? Inverto anche la seconda equazione, quella della probabilità di errore nel caso si utilizzino ripetitori rigenerativi. E ora qui sotto ci metto un pellice per ricordarmi che questo rho con 1, SNR sulla singola tratta, è quello del caso di ripetitori analogici. Allora ci metto un pellice A e un pellice A per ricordarmelo. Ripeto il conto nel caso si utilizzino ripetitori rigenerativi. Abbiamo detto che n volte, n quanto fa? Ci sono 1000 ripetitori, scusate, ripetitori di 10 km, 1000 tratte, sono 100 ripetitori. Chiaramente qui per utilizzare quelle formule lì sopra sto ipotizzando che tutte le tratte siano identiche e che tutti i ripetitori e il ricevitore siano identici fra di loro. Per ricordarmi che si tratta dell'SNR quando trasmetto utilizzando dei ripetitori rigenerativi ci metto il pellice R. Ok? Quanto fa il parametro rho con 1 in questo caso? Inverto questa equazione ed esce fuori 13.5, cioè 11.3 dB. Che cos'è R con 1? W dell'SNR 1 diviso R. Esatto, perché abbiamo detto che l'SNR su una singola tratta era uguale a e con Bison è 0 ricevuto per R su W, e quindi con Bison è 0 ricevuto su una singola tratta è SNR per W su R, e questa quantità l'abbiamo chiamata rho con 1. Ma io vi ricordo, quindi rho con 1 abbiamo detto che è W su R per l'SNR su una singola tratta, ma l'SNR su una singola tratta abbiamo detto che è che cosa? È la potenza trasmessa diviso L per F per N0 W. Tutto questo a dirvi che rho con 1 contiene la potenza trasmessa per un coefficiente costante, come ovvio che sia, perché rho con 1 è e con Bison N0 sulla singola tratta, ma non è neanche il caso di fare tutti questi conti. Rho con 1 contiene con B sono 0, ma con B è l'energia media per bit ricevuta che contiene la potenza trasmessa. Vi ricordo che con B ricevuta è uguale a potenza ricevuta diviso rate,
che è uguale a potenza trasmessa diviso attenuazione. Diviso lei. Quindi dentro il rho con 1 al numeratore c'è la potenza trasmessa. Quindi se io faccio il rapporto fra i due rho con 1 appena trovati, quelli nel caso utilizzo ripetitori analogici e quelli in cui, in caso, quello in cui utilizzo ripetitori ragionativi, faccio il rapporto fra potenza trasmessa in un caso diviso L per R e potenza trasmessa nell'altro caso diviso L per R. Il coefficiente L per R semplifica e rimane soltanto il rapporto tra le potenze trasmesse. Ora, questo numero è il rapporto tra 909 e 13, o se preferite la differenza tra 29 e 6 e 11 e 3. 29 meno 11 fa 18, meno 3 è 18.3. Ecco quanti decibel si guadagna. Il guadagno nell'utilizzare ripetitori regenerativi rispetto a quello al caso di utilizzare ripetitori analogici è di ben 18.3 dB in questa situazione. Se preferite parlare di naturali, 18.3 dB sono un rapporto di 67.3, cioè dovete trasmettere una potenza 67.3 volte maggiore se utilizzate ripetitori analogici. E ora prima di fare una breve pausa, se non avete domande, vi faccio vedere soltanto un'ultima cosa rapidissima, perché queste espressioni valgono quando ho a che fare con una modulazione binaria, perché abbiamo fatto un semplice esempio, modulazione binaria in tipo tale, ecco lì le probabilità d'errore. E se io avessi una modulazione in maria, non cambia nulla. O cambiamento è poco. Cambia solo l'espressione della probabilità di errore. Infatti, la probabilità di errore sul simbolo, nel caso si utilizzino dei ripetitori analogici, sarebbe un'espressione complicata o quello che sia, dipende dal tipo di modulazione che stiamo utilizzando, che però dipende sempre dai condizioni 0. Nella modulazione binaria in tipo tale è un'espressione molto semplice, Q di radice di condizione 0, nella QPSK è la stessa, nella QM è un'altra espressione, nella FSK è un'altra espressione. Prendete l'espressione che della probabilità di errore e la mettete qua dentro. In ogni caso dipende dalla e condizione 0 alla fine di n tratte, che è n volte più piccolo delle condizioni 0 sulla singola tratta, che abbiamo chiamato rho con 1. E quindi poi calcolate la probabilità di errore sul simbolo nel caso si utilizzino ripetitori analogici con la formula che avete. Modulazione FSK, ecco la probabilità di errore. Ci metto un SNR n volte più piccolo rispetto a quello di una singola tratta, valuto quella probabilità di errore, esce quel numeretto. Il problema è la probabilità di errore sul simbolo nel caso dei ripetitori regenerativi, perché sarebbe la cascata non di BSC, perché io non posso commettere un solo errore, scambiare un 1 con 0 con 0 con 1, perché una modulazione è maria. Potrei valutarla in maniera numerica, non ci vorrebbe molto. Potrei anche fare qualche conto ipotizzando che con nearest neighbor approximation la maggior parte delle volte che commetto un errore scambio un simbolo per un simbolo adiacente, quindi non per tutti i simboli.
Oppure se un FSK ho a che fare con un Emery Symmetric Channel, perché io se non commetto errore tutti i simboli sono equivalenti e posso commettere, posso sbagliare scegliendo uno di qualsiasi degli altri simboli. E qui non è una BSC Binary Symmetric Channel, ma è un Emery Symmetric Channel. Li posso mettere in cascata e valutare la probabilità di errore, ma non mi interessa fare tutto questo, perché io posso sicuramente dire che questa è 1 meno la probabilità di corretta rivelazione e la probabilità di corretta rivelazione è sempre maggiore o uguale della probabilità di non sbagliare su ogni singola tratta. Ripeto, la probabilità di corretta rivelazione è sempre più grande della probabilità di non sbagliare su ogni singola tratta, perché se non sbaglio su ogni tratta è corretto. Però io posso anche avere una ricezione corretta sbagliando su più tratte. Abbiamo visto un esempio precedente con BSC: se commetto due errori consecutivi non c'è un errore totale, e quindi la probabilità di corretta rivelazione è più grande di quella di non sbagliare su tutte le tratte. Di non avere nessun errore su le tratte è uno meno la probabilità di commettere errore su una tratta. Alla n. Cioè, non sbagliare su n tratte vuol dire che la prima deve essere corretta, la seconda corretta, la terza corretta, l'ultima corretta. La probabilità di fare una corretta rivelazione su una tratta è 1 meno la probabilità di errore su una tratta, e se deve essere corretta tutte quante è 1 meno questa probabilità di errore su una tratta alla n, che però è circa uguale se questa probabilità di errore è molto meno di 1, per lo stesso discorso di prima, a 1 meno np, che con uno davanti si semplifica e diventa circa uguale a n probabilità di errore su una tratta. Che è la sua funzione? Che è? Abbiamo detto che la probabilità di errore su una tratta si chiama f di rho su una tratta. E quindi, cancellando tutto, scrivendola qui a fianco così ci possiamo confrontarle, il discorso che abbiamo fatto prima è un discorso particolare in cui la mia funzione si chiama q di radice due volte, perché era una binaria di tipo tale. Se era un altro formato di modulazione potevo fare lo stesso discorso, mettendo qui però l'espressione giusta. Se era una QM ci mettevate l'espressione, la probabilità di errore di una QM. Se era un FSK, l'FSK, BSK, la probabilità di una BSK, e così via. Va bene? Sarebbe stato soltanto una virgola più difficile invertire la probabilità di errore per calcolare quel valore di rho con 1 nell'esercizio precedente.